Salve ragazzi, qua è Leo di Food Italia Channel, siamo qui con un nuovo episodio del nostro Road to Italy. Siamo qui con una scelta molto dilaniante tra Verdi e Colombi su chi eliminare, ma voi non avete avuto nessun dubbio, avete praticamente votato tutti contro Colombi per mettere al suo posto il mitico Padelli, portierone del Torino. Quindi la rosa migliora via via ogni volta e essendo nel torneo oro potremmo anche iniziare a mettere qualche giocatore oro. Vedremo un po' in base a quanti punti riusciranno a guadagnare. Questa è la squadra che entrerà in campo, non ci sono tutti i titolari, ad esempio Berardi, Zaza, Pasquato e anche Lodi sono in panchina, però vedremo con questi giocatori di fare la nostra porca figura. Abbiamo trovato subito l'avversario, 85 di rotazione, 100 di intesa, alla grande siamo in semifinale, quindi sì, è giusto incontrare una squadra forte come questa. Non è neanche la più forte Barclays possibile, però comunque quella guerra mi fa non poca paura. Dai lì per D'Alessandro. Alessandro può correre. Bravo D'Alessandro, il tiro! Oh mio Dio D'Alessandro! Subito lui, 1-0 dopo 3 minuti. Mamma che gol ha fatto! E D'Alessandro. Alessandro può rientrare, ottimo. Ancora lui. Sempre solo lui. La palla in mezzo. Dai così! No, l'hai sbagliata. A parte che era in fuorigioco, ma l'hai sbagliata, veramente? Buona chiusura. Non fateli tirare. No, no, buono. Prova la per De Luca. Buono l'inserimento di De Luca. Tiro! No! Dai! Non ci credo. Vai ancora! E sì così! 2-0! Questa volta credo Verdi. È sempre lui, ragazzi. Sempre lui a segnare. 2-0. Facile facile per lui. Abbiamo rischiato di non farlo sto gol. Però per fortuna la palla in qualche modo è arrivata a Simone Verdi. 2-0 più 2 su una squadra molto più forte rispetto alla nostra. No, no, no! Bravo Padellino! Valla! Vai Verdi! Verdi di prima! Cosa stava per fare? Che giocatore Simone Verdi! Vai per la zanzarina De Luca! Vai De Luca! Ottimo l'inserimento! Ancora De Luca! La mette giù! La De Luca! Palo! Ancora la palla è lì! Sbaglia questa volta! E finisce qua il primo tempo! 2-0! Stiamo giocando alla grande! Abbiamo rischiato anche di fare il 3, abbiamo preso solo il palo! Qualche volta abbiamo rischiato di prendere il gol, ma d'altronde contro questo avversario sarà difficile non rischiare. Vai D'Alex! Grande D'Alex! Il tiro! Vai De Luca! No, la rovesciata! Poteva essere un gran bel gol, invece nulla. No! Padelli l'ha padellata qua, lì la poteva bloccare, eh! 2-1 se ne va l'imbattibilità, cioè la rete inviolata, io sempre imbattibilità, non so perché. Qui un po' di deviazioni sfortunate. Vai! Sarà in fuorigioco? Forse no, 3-1! Non era in fuorigioco! Questa volta a segnare De Luca, credo. Proprio Giuseppe De Luca, 3-1. No, non ci credo! Come diavolo è passato! Incredibile parata di Padelli, però. Buono qui D'Alessandro. Ancora lui vuole rientrare. Qui guadagna il rigore, invece no. E invece c'è il tiro troppo alto di De Luca. Finisce qua 3-1, grandissima vittoria, soprattutto perché siamo in finale del torneo oro con una squadra d'argento. Veramente assurdo. Mitico Padelli, un ottimo inserimento per noi, nonostante il gol preso ha fatto comunque delle buone parate. Ho avuto ragione anche stavolta a tenere Verdi perché ha fatto un altro gol. Nessun gol speciale, tutti e tre abbastanza normali, quindi abbiamo semplicemente 6 punti, 3 per la vittoria e 3 per i gol. Ok, con 6 punti upgrade andrò a cambiare l'ala sinistra, ovvero Caprari, lasciando Pasquato in panchina per mettere un 74, un altro in forma, un altro giocatore del Sassuolo, Nicola Sansone. Eccolo qua, trio del Sassuolo completato, anche se Zaza quest'anno è la Juve. Cioè da settembre, però questo è il trio del Sassuolo. Sansoni, Berardi, If e poi Zaza. Tutte e tre 74, tutte e tre veramente forti. Vediamo di sfangarla nella finale del torneo oro. Sarebbe una cosa incredibile. Ragazzi, ci siamo. Ultima partita, 89 gradi 100 di intesa. Ibra, Messi e tanti tots, tra cui Boateng e Neuer. No? Chiudiamo. Chiudiamolo. Buona scivolata qua, mamma mia. Vai Casarini! Casarini! Golasso! Al decimo minuto! Cosa trova? Questo è un gol spettacolare, non dite di no perché. Che gol ha fatto Casarini? E provate il lancio per Zaza, respingi, sta credo un Titi e poi Casarini! Cosa ha trovato sul primo palo? Mamma mia che botta di controbalzo! Bella scimmiata, 1-0. Dai! Wow.
Bravo pallonetto! Oh mio Dio! Stava per entrare. Non ci credo, perché Zaza si è fermato. Finisce qua 1-0 il primo tempo. Sta andando tutto alla grande. Adesso dobbiamo solo mantenere il risultato. Sarà molto difficile perché l'avversario non sono una squadra fortissima. Non è neanche male. Non so cosa fare qui. Prova il cross. Dai Zaza di testa! Per poco la palla è rimasta lì. Oh mio Dio, cosa sta facendo Neuer? No, mi ha cambiato il giocatore a caso. Non può fare gol. Non può fare gol. Grande Fadelli. Che intervento. Prendila, no. No, è andato storto. Dai, prendila. Fuori. Fuori. Respiro. Fuori gioco. Arbitro, era fuori gioco. No, era fuori gioco. Era fuori gioco. Cavolo. 1-1. 4 minuti dalla fine. Nemmeno 3. Vabbè. Il recupero più lungo della storia. Che cavolo, finisce adesso 1-1. Supplementari per decidere sta finale. Buono. Vai per Zaza. Dai, dai che c'è spazio. Vai Zaza, il tiro. Il tiro parato. Finito il primo tempo supplementare. Voglio fare un cambio. Voglio mettere De Luca in attacco al posto di Zaza. Cercare un po' di velocità. Poi metterò anche in mezzo a campo Soriano per Casarini, che sta abbastanza morendo. Chiudere. 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 Oh mio Dio, non c'è verso, si è passato. Che culo, poi all'interno. No, 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 non può andarsene in velocità. Non può andarsene Ibra in velocità. Non può, all'ultimo minuto Ibra. Ma ancora. Buono. Ultima occasione. L'ultima occasione prima dei rigori. Va nel mezzo. Per De Luca. De Luca la mette giù. De Luca il tiro. Fuori. Fuori e finisce qua. Andiamo ai rigori. Ragazzi, ai rigori. Ibra contro Fadelli. Vai Fadelli. Ah, Fadelli, 1-0 Ibra. Su, Soriano. Non ho grandi rigoristi. Non ho grandi rigoristi. Meno male, sopra la testa. Dai. Messi contro Fadelli. Fadelli contro Messi. Messi contro Fadelli. La tira centrale. La tira centrale. No, tra una bordata ancora lì. De Luca e Neuer. E lag ancora. De Luca, la piazza. 2-2. Avezzi contro Fadelli. Avezzi. E vabbè. 3-2, tra delle bordate incredibili. Io non ho così tanta barra per rischiare. Sansone la botta centrale, 3-3. Dai così, speriamo sbagli. Speriamo sbagli. Mascherano. Padelli? Mascherano contro Padelli? Mascherano contro Padelli! Grande parata di Padelli. 4-3. Dai Berardi. No, mi ha laggato. Mi ha laggato. Che cavolo, l'avrei angolata molto meglio, ma mi ha laggato da fare schifo. Bonalon contro Padelli. Attenzione qui. Padelli! La fare anche questa. Adesso questa dobbiamo farla. Vai Simone. Dai Verdi. Dai Verdi. Dai Verdi. Bassa a destra. Bassa a destra! Simone Verdi! Ma come doveva essere? Simone Verdi. Erigo. Vittoria. In finale. 40 punti per il torneo. E ci facciamo quello che ci pare. Ci facciamo quello che ci pare. Tra l'altro primo torneo vinto, ma non tanto perché era la prima volta che sono arrivato in finale, ma è perché era la prima volta che mi c'erano fatti andare in finale, visto che non avevo mai trovato un avversario né nel torneo argento né nel torneo bronzo. Abbiamo provato per la prima volta il torneo oro e ce l'abbiamo fatta. Abbiamo guadagnato anche un pacchetto oro, che non ci faremo niente, però se troviamo un giocatore italiano lo possiamo direttamente mettere in squadra senza pagare i punti che abbiamo. Quindi speriamo in un bel italiano. Speriamo in italiano invece Koke, Giuffre e Kallstrom, niente da fare. Tanto giocatori che andrò probabilmente a scartare. Mi tengo solo i contratti. Ok, la scorsa partita è finita 1-1 con un gol spettacolare. Quindi abbiamo 2 punti per i gol, 3 per la vittoria e fanno 5. E poi abbiamo ben 40 punti per la vittoria del torneo. Quindi 45 punti. Sono tantissimi, veramente tanti. Come prima cosa voglio levarmi Rispoli, ovvero l'unico bronzo che abbiamo. E al suo posto andrò a mettere De Sciglio. Avrei potuto mettere anche Florenzi Team of the Season, però non volevo sprecare direttamente 20 dei 45 punti, ma volevo fare cambi un pochino più equilibrati. Quindi De Sciglio è un ottimo terzino, per lui ci serviranno 12 punti, quindi ce ne rimangono 33. Al posto di Casarini andrò a mettere un altro oro, anche qui avrei potuto mettere, certo, le scelte sono tante, Verratti, Pirlo, Marchisio, De Rossi, nelle loro varie carte in forma, tozze, eccetera, ma ho deciso di mettere Nocerino. Un giocatore molto completo e comunque, come vi ho detto, voglio
amministrare un po' questi 45 punti. Quindi per lui ne abbiamo usati altri 10, quindi ce ne rimangono ancora 23. Un altro cambio che volevo fare è quello di mettere Saponara per Verdi, da tanto ve lo dicevo, quindi metterò lui. Avrei potuto mettere anche un Oro qui, però volevo provare la versione IF di Saponara, poi probabilmente lo cambieremo con qualche Oro tipo Giovinco, no, ve lo butto lì, Sau, qualche baggatone così. Quindi abbiamo usato altri 7 punti, ce ne rimangono, se non sbaglio, 16. Per altri 12 punti andrò a migliorare l'ultimo 65 rimasto, ovvero Santa Croce. Mi dispiace un po' perché la sua velocità faceva comodo ogni tanto in difesa, però andrò a mettere un altro baggatone, quindi non c'è problema, e andrò a mettere Angelo Nerbonna. Quest'anno non a livello dell'anno scorso, probabilmente nemmeno il prossimo anno, visto che con la Juve ha giocato poco e neanche tanto bene, però comunque ci farà comodissimo qui in difesa. Ok, ora come ora ci mancherebbero 4 punti da poter usare, non li voglio usare adesso, ma magari tenermeli un pochino, visto che abbiamo già fatto 4 cambi e mi sembrano abbastanza. Quindi sistemo un po' la squadra e ci vediamo per l'ultima partita, ricominciando il torneo oro. Giocheremo il trio d'attacco Pascotto, Zaza, D'Alessandro, poi in centrocampo Lodi, Saponara, If e Nocerino, difesa a 4 con due nuove entrate per Ogbonna e De Sciglio, poi Biraghi, Rugani, Toz e Padelli in porta. Qua l'ultimo avversario di oggi, cominciamo con gli ottavi di finale, ha chiamato anche Final questa squadra ed è bella, bella, con Douglas Costa appena trasferito al Bayern Monaco come attaccante insieme a Hulk If, poi c'è anche un Davide Luigi Team of the Year in difesa e qualche trasferimento tipo Siamo giunti Trapp, se all'ottavi non di finale sbaglio, ho della visto in Coppa. porta. No, prendilo, grande Padelli, che uscita! Mia 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 mia, vai per Zaza, vai lì davanti per Ottimo tiro di Saponara il Giovinco, prova a tiro! prenderlo. Saponara all'esordio, fa un gran bel Giovinco. gol. 1-0, a un 14° minuto e siamo in vantaggio. Non male. Buona la velocità di Saponara, eh? Non me l'aspettavo così. Per Zaza, da di là, per il fancy goal che non ha fatto, va bene uguale. 2-0, gol della merda per D'Alessandro. 33esimo, non ci sta male, non ci sta per niente male. Vai Lodi, tiro deviato, dai ancora! Non ci credo cosa ha parato Trapp. Ciccio Lodi, la pennella in mezzo. Cercare la testa di Zaza, niente da fare. Biraghi ci prova da fuori, tiro bellissimo! Traversa gol di Biraghi, e questo è un gol spettacolare. C'è stata una bella bordata sulla traversa, gran bel gol di Biraghi ed è il 3-0. Dai Zaza, vai di là. Palla molto interessante. Per Alessandro prova il fancy goal, niente. Inizio al primo tempo 3-0. Dai, vediamo di non subire gol in questa partita. I due punti rete inviolata mi farebbero comodo. Ci farebbero comodo per trovare un nuovo giocatore da inserire in questa rosa. Buono qui Zaza subito. Zaza col pallonetto. Il portiere è rientrato e cosa ha levato? Troppo spazio. E questo è gol. E questo è gol. E mai la rete inviolata. Mai, mai. Non c'è verso. No, no, il 2 no. Non ci credo. Due gol in meno di 10 minuti, che schifo. Buono. Bravo D'Alex. D'Alex. D'Alex la botta. E c'è il gol. Non so come ha fatto a entrare. Ma dopo 1000 di rivale sul portiere. 4-2. Ancora D'Alessandro è la doppietta, se non sbaglio. Quindi potremmo cercare quantomeno la tripletta. Però Pasquato. Prova in dentro. Per Zaza. Prova in mezzo per saponare la girata. Finisce la partita 4-2. Abbiamo fatto comunque un'ottima vittoria, dove abbiamo guadagnato 4 punti per i gol, 3 per la vittoria e, se non sbaglio, un punto per un gol spettacolare di Biraghi. Mentre gli altri 3 gol sono stati abbastanza normali. Quindi sono 8 punti che, sommate ai 4 che già avevamo, fanno 12 punti. Adesso guardo un po' che giocatori potrei inserire in rosa e poi vi do la scelta. Allora, la scelta è tra due giocatori, ovvero l'ala sinistra Pascuato e mettere al suo posto Eshaarawy If, che sarebbe l'ala sinistra più alta di Overo, se non sbaglio, italiana, per 10 punti. Oppure andare a inserire un altro Toz, ovvero Gabbiadini Toz, al posto di De Luca, convertendo naturalmente in AT per farlo giocare sia come punta che come trequartista, e questo ci costerebbe tutti e 12 i punti che abbiamo. Per questo è tutto, io spero che il video vi sia piaciuto, vi invito a lasciare un like, se vi è al canale, se ancora non l'avete fatto, e ci vediamo al prossimo video.